Archimia, il giusto assetto tattico, una Samp che vuole riscattare anche per 1-1 di Mar. Sì, anche noi arriviamo dai due risultati positivi, anche un po' arrabbiati per come è finita la partita con il Limolese, però sono convinto di che arriviamo bene, in un momento giusto. Arriva una partita complicata, con una squadra dove c'è un allenatore che ci ha fatto cose importanti, che conosce l'ambiente, che è un allenatore importante. Allora dovremmo giocarla con molta attenzione, però sempre pensando a noi, perché anche noi stiamo facendo delle cose importanti. Ecco, massima attenzione su che cosa, su quali qualità dei gruppi. Sulle ripartenze, sarà una partita che si può portare alle lunghe, perché loro si chiudono bene. Hanno giocatori, hanno due o tre giocatori che individualmente sono molto forti, che te la possono finire la partita, te possono fare un gol in ogni momento. Le preventive per noi saranno fondamentali, come tutte le partite, però quando te sai che una squadra te può affrontare in un certo modo, diventano più importanti. E noi continuare su questo cammino, che è il cammino di proporre, di essere positivi, di lottare su ogni pallone, sui secondi palloni. Queste partite qua, i duelli sono molto importanti, e bueno, andremo a conquistarceli. Più difficile affrontare formazioni di media bassa classifica o quelle che puntano a vincere il campionato? Io sempre ho pensato che le partite più difficili, le che ti fanno la differenza per vincere qualcosa o per lottare per un obiettivo, sono queste. Perché dopo le partite con le squadre più importanti, ti parlo di Serie A, le partite che l'Inter o la Juve vogliono vincere lo scudetto non sono la partita secca Inter-Juve, perché te sai che a quel livello lì può succedere Sì, tutto, tutto. perché te la possono finire in qualsiasi momento qualunque giocatore. Però la partita che perde punto magari sono con le squadre piccole di metà classifica in giù, sono quei punti che si fanno sentire alla fine del campionato, che sono quelli che decidono dopo gli scudetti. Ancora un paio di allenamenti, però Rocchi e Di Pasquale No, sono out. non ci sono loro due, e niente, speriamo che recuperino. Hanno avuto dei problemi muscolari, con tranquillità, e sempre uguale, continuiamo in forma positiva e a Certo. lottare, non rimane altra. E quella è la testa che dobbiamo avere. Grazie a tutti.